Un saluto a mister Carlo Pogliani, ciao Carlo, come stai? Ciao, ciao Andrea, buona giornata a tutti. Sì, Allora, sto bene, 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 molto bene, ti vedo bene. in forma, Sono in forma, sì. molto bene. Senti, innanzitutto, che cosa possiamo chiedere a queste ultime due partite? La prima domanda è questa. Queste due partite, dal mio punto di vista, sono non importanti, sono importantissime, perché ho fatto un po' di ragionamenti aritmetici. Se Milan dovesse riuscire a passare a Torino, mette la Juve nella condizione di dover vincere per forza Udine, campo non semplici per le grandi, ci ha vinto solo Lazio, se non sbaglio, con un rigore discutibile. E quindi sappiamo che a parità di punteggio, il Milan, avendo vinto gli scontri diretti con la Juventus, riuscirebbe a essere quarto sul campo, che comunque per noi supporter è un qualcosa di importante. Perché io preferisco essere quarto sul campo che quinto sul campo e diventando poi quarto in segreteria. Quindi, se i ragazzi mi sentono, qualcuno magari vedrà questo video, bisogna dare veramente tutto a Torino per fare in modo di mettere in difficoltà una squadra che è già in difficoltà e che sicuramente all'ultima non penso che avrebbe le motivazioni che abbiamo noi con questo che fino a poco tempo fa era un miraggio di arrivare al quarto posto sul campo. Anzi, quando è arrivata la sentenza del meno 10, addirittura si temeva che la Juventus con tre vittorie potesse passarci davanti. Adesso invece io mi illudo, ma non è un'illusione così campata per aria, di poter arrivare fra le prime quattro, perché quello che poi chiamerebbero la Champions di cartone a me darebbe fastidio. Quindi mi auguro di mettermi davanti alla TV domenica sera, vedere una squadra sul pezzo, una squadra concentrata, una squadra che mi sembra sia tornata in salute. È vero che la partita con la Sampdoria non fa tanto testo, però il fatto che finalmente abbiamo avuto una settimana, 2 settimane per poter lavorare a Milanello e quasi tutti gli effettivi, a parte Bennacer, penso che sia fondamentale. Dopo ci rimane la partita col Verona, però Proviamoci. proviamoci. Se il Milan, sono 2 partite, se il Milan riesce in 2 partite a fare i 6 punti, ci sono tante, tante, tante possibilità intanto di arrivare nelle prime quattro e anche, per esempio, di insidiare un ipotetico terzo posto all'Inter, perché l'Inter gioca in casa con l'Atalanta e poi va a Torino probabilmente svuotata di energie e con la testa già alla finale di Quest'anno, Champions. certo. Quindi anche per tutti quelli che magari hanno fatto una scommessina dell'uno davanti all'altro, ragazzi, teniamo conto di queste cose. Logico che poi sul campo non sarà così semplice, però ecco, quella di Torino, arrivati a questo punto della stagione, diventa la partita dell'anno, perché per noi supporter milanisti è fondamentale guadagnarcelo sul rettangolo verde. Sì, Sarebbe bello sono dire: d'accordo. oh ragazzi, hanno dato la penalizzazione alla Juventus, però noi non ne abbiamo usufruito. Questo sì. Senti Carlo, volge al termine la stagione, ti chiedo di indicarmi, poi parliamo anche del futuro, del mercato degli acquisti, il giocatore che ti ha più piacevolmente colpito e quello che invece purtroppo ti ha più deluso. Beh, su quello che mi ha più deluso, semplice perché purtroppo è De Ketelaere che ha fatto zero. C'è da dire che nei video precedenti avevo palesato delle perplessità nei confronti di questo giocatore che secondo me nel calcio italiano dà l'impressione di avere un tempo di gioco in meno, perché nella ricezione palla mi sembra un bravo giocatore. Nel primo movimento del pallone anche, e poi quando deve mettere in atto l'idea di un dribbling, di un passaggio, fa fatica e insomma è lì da vedere, specialmente quando in area di rigore solitamente si fa rubare il pallone. Fisicamente non mi sembra che regga molto l'urto degli avversari, non so se sarà il caso di dargli un'ulteriore stagione.
anche perché sapete quanto io sia poco propenso a giocare col trequartista offensivo. Sì. Io mi auguro che il Milan vada alla ricerca di un trequartista offensivo, ma che non pesi sulla fase di non possesso, tipo i Pellegrini della Roma, gli Zieliński del Napoli. Adesso sento che si stanno attivando in questo senso, perché i due centrocampisti hanno bisogno di lavorare un attimino di meno e di potersi dedicare di più a una fase difensiva che quest'anno ha risentito anche dalla partenza, bisogna essere onesti, di Kessié. Quello che più mi ha sorpreso piacevolmente, più che essere una certezza, è una speranza, ed è Ciao. Ciao a me ha dato subito un'impressione di essere un giocatore intanto fisicamente bellissimo. Raramente si vede un giocatore di 1,90 m così bello nella postura, nella struttura, nel fatto di tenere la testa alta. Mi sembra molto bravo anche nell'impostazione con i cambi di campo, molto sicuro. Manca un pizzico di velocità dovuto probabilmente anche alla sua altezza, però ragazzi, con lui in mezzo all'area i colpi di testa non sono più un incubo come lo erano prima. Fra le altre cose, quando si è spinto in avanti, e prima o poi il gol arriverà, è stato molto 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 pericoloso. Quindi ecco, se mi devo giocare una fish, me la gioco su questo giocatore che mi ha dato l'impressione di adattarsi facilmente al gioco a 4 dopo che per molto tempo era stato nella difesa a 3 ed era stato fatto esordire per questa ragione. Mentre in un'ipotetica difesa futura vicino a uno veloce come Tomori, ragazzi, secondo me abbiamo una bella coppia. Se poi il mister dovesse riuscire a impostare definitivamente Kalulu sulla destra, è chiaro che con questa difesa, nel momento dello scivolamento, perché la fascia sinistra, che è la nostra forza, è praticamente tutta in avanti con Teo e con Leao, si andrebbe a riformare una difesa 3 che però viene immessa in una difesa 4, che è tutto diverso come movimenti. Quindi tu mi hai fatto una domanda: il più deludente, ma non solo per me, penso per tutti, è De Ketelaer, soprattutto per un discorso legato anche alla testa. Il più sorprendente è questo Ciao, che adesso secondo me è diventato insostituibile in questa difesa, proprio per questo discorso legato alle letture aeree che i nostri giocatori tante volte faticano a fare, anche per un discorso di centimetri. Senti Carlo, tra poco faremo anche la fotografia del nuovo mercato. Ti chiedo però, innanzitutto, tagliamo la testa al toro. Dovessi esprimere tu un desiderio per quest'estate, un giocatore fattibile che speri tanto possa vestire la maglia rossonera e che potrebbe arrivare a risolvere tanti problemi. Un nome che tu stai sognando in questa... Vabbè, sognando è una parola grossa. Che speri possa arrivare. Perché se tu mi dici di sognare... No, non ovviamente realizzabile. Vado su giocatori che probabilmente non possono giocare nel Milan. Allora, il discorso di base è questo. Sapete, dai tempi in cui venne acquistato Kalinic al suo posto, quanto io ami Giroud. Secondo me Giroud incarna veramente lo spirito del vero centravanti, non dico di una volta, ma di una volta, di pochi anni fa e di adesso e del futuro. Quindi, secondo me, noi, che ne dicono certi nostri giornalisti opinionisti che pensano di giocare senza centravanti, noi centravanti ce l'abbiamo e ce l'abbiamo forte. Quest'anno ha dovuto sobbarcarsi un numero di partite che per un 36enne, 37enne è enorme, perché ha giocato anche un mondiale da protagonista. È tornato, non stava bene, proprio per un discorso di stanchezza. Nel girone di ritorno a livello numerico non ha fatto granché, a livello fisico ha fatto tanto. E quindi io mi auguro che lui per un altro anno ci possa dare una mano, ma non un giorno sì e un giorno là e l'altro anche. Per quello, se tu mi dici un giocatore che io prenderei per dare a lui il cambio, adesso qualcuno dirà però è sempre con gli anziani, io prenderei Arnautovic se sta bene. Perché? Perché è un giocatore che conosce il campionato italiano, fisicamente è straordinario, sa giocare spalla alla porta, sa far salire la squadra. Quest'anno, fino a quando non ha avuto l'infortunio, se non sbaglio era addirittura capocannoniere. Non costa troppo,
Ma non pensi che possa essere il terzo lui al posto di Ibra? Però bisogna vedere chi è il secondo. No, io se prendo Arnautovic prendo un giovane da far crescere. Sì. E da far crescere, però far crescere significa che nelle partite importanti deve giocare o Arnautovic o Giroud, anche perché il Milan i suoi soldi li deve mettere in un'altra parte del campo, che è il centrocampo. Perché bene o male in difesa ci siamo, perché se tu, prima parlavamo di Kalulu, Kalulu e Calabria coprono dall'altra parte, ne abbiamo già parlato, magari vai alla ricerca di uno come Valeri per dare il cambio, in mezzo ci siamo, i centrali ci sono, fra le altre cose, considerando che Kalulu si è dato anche a fare il centrale. Centrocampo, Benassia rientra fra 6 mesi. E lì bisogna andare a cercare qualcosa di concreto. Basta con questi svolazzi del trequartista offensivo. Fra le altre cose, sapete quanto io ami Brahim Diaz? Secondo me, a livello tecnico, ti parlo proprio da allenatore, è forse il giocatore più forte che ha il Milan. Perché destro, sinistro, conduzione palla, velocità, elettricità nelle gambe, letture. Però ragazzi, secondo il mio modestissimo parere, Brahim Diaz è una seconda punta. E la seconda punta nel gioco del Milan non rientra, perché dovresti cambiare tipo di gioco, 4-4-2, 3-5-2. A questo punto, se tu devi ancora tenere un centrocampista farfalla, come può essere lui o può essere De Ketelaere, di dietro devi avere due che ragazzi non ce la facevano neanche l'anno scorso, nonostante ci fossero che si è Tonali. Hanno dovuto mettere Krunic in quella posizione lì. Quindi io mi auguro che si vada alla ricerca di giocatori solidi. Uno è per esempio il capitano del Lecce, Yulman. È il più grosso recuperatore di palla che ci sia in circolazione. Quindi se tu hai questo giocatore vicino a Tonali, aspettando che rientri Bennacer, che fa altre cose, ultimamente è stato impostato da trequartista, giustamente quando hai il metronomo avversario da curare, come col Napoli e anche come contro la Lazio, a cui ha rubato un pallone da cui poi è nato il gol, sì. Non va bene quando nell'Inter gioca Calhanoglu e non gioca Brozovic, però comunque un numero di centrocampisti, quindi questo, faccio il mio nome, centrocampista delle Lecce, più uno che sia un trequartista moderno. Adesso sentivo parlare di Loftus-Cheek, magari. Ti piace? Magari, poi parlavano anche di Milinkovic, non mi illudo fino a tal punto, ma Loftus-Cheek io un paio di anni fa l'avevo catalogato come uno dei giocatori più forti che c'erano in circolazione, poi mi hai detto che ha avuto un infortunio, sì. Un po' si è perso. Quindi, ecco, giocatori, adesso investire 22 milioni per Brahim Diaz, è stata detta non so da chi una cosa giusta. Se Brahim Diaz, se De Ketelaere è stato acquistato per fare il titolare, significa che al Milan l'idea era quella che Brahim dovesse essere una riserva. Ora, in un Milan solido, se tu hai 22 milioni da spendere per Brahim, sono il primo io a metterci 10 euro. Ma deve fare la riserva. Come l'ha detto Boban. Perché se lui fa la riserva e entra a 20 minuti dalla fine, quando le squadre sono larghe, con la sua tecnica, perché ripeto, basterebbe vedere quando lui conduce palla nei contropiedi che poi innescano Leao, dove fa gol col Monza, dove fa gol con la Juventus, ecco ragazzi, da dove nasce il gol di Bennacer contro il Napoli, tu vedi, tocca la palla di destra, di sinistra, tocca la palla di destra, di sinistra, testa alta, ha sempre la padronanza di quello, allora è un discorso, ma non può farlo sempre quella cosa lì. Oltretutto, da seconda punta ha dimostrato che davanti alla porta qualche volta è fallace, proprio perché ci arriva non lucidissimo. Il gol che sbaglia nel derby è un po' il sintomo di questo malessere, anche se, ripeto, io l'ho detto anche in televisione, non era poi così semplice come si dice, perché quando un omino come alto come me si trova davanti una montagna come Leao, perché poi Leao è dovuto saltare. Ora, la stessa cosa era riuscita l'altro omino a Sanemaker, e lì era saltato Giroud contro il Salisburgo, sì, lì era andata bene, poteva essere buttata dentro, e qui invece no. Però consiglio, per quello che mi guarda, se devi riscattare Brahim per fare la riserva e lui accetta, considerando che ci sono tanti impegni, avete 22 milioni. Se invece li dovete investire, allora ci sono i centrocampo, ragazzi, il centrocampo è il cuore di una squadra, e noi attualmente abbiamo due giocatori affidabilissimi, Bennacer e Tonali.
perché Krunic al momento 1, perché al momento 1 il Krunic in un ipotetico Milan da semifinale di Champions deve stare in panchina, permettetemi, ed è già un privilegio per lui, perché... finire una cosa su Krunic, perché sì. Io quando sento dire abbiamo un minutino, perché poi da molti ho sentito Krunic più 10. Allora ragazzi, l'altra sera io ho visto Inter-Fiorentina, Jack Bonaventura. Che partita. Ragazzi, allora potevo dire anche Bonaventura più 10. Sì, mi sembra che Bonaventura sia meglio di Krunic. Partitona. Abbiamo, perché poi finisce la memoria, devo liberare un po' di memoria. Ricapitolando quindi come fotografia, priorità due centrocampisti, hai fatto il nome di Human più Loftus-Cheek, centravanti Arnautovic più un giovane da identificare, Brahim solo se riserva, ma... Valeri sulla sinistra. Valeri sulla sinistra. E sulla destra devono pensarci loro. L'esterno di destra. L'esterno di destra ci vuole... Perché se tu non giochi più col trequartista, creatore di gioco e di situazioni, gol o assist... Ti serve sulla destra. Ti serve sulla destra. Poi lo specialista. Non so, questo dopo, se devono pensare loro, che possa essere Berardi, che possa essere Orsolini... Se poi uno che arriva dall'estero, ragazzi, io non faccio il tale insegnante. Staremo a vedere, grazie mille Carlo, è stato un piacere. Ciao a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un bel like, alla prossima con la Lavagna Tattica di Mr. Carlo Pogliani. Ciao!